Ciao amiche e ciao amici, come effettuare la procedura di sgancio affettivo? Che cos'è lo sgancio affettivo? Lo sgancio affettivo è la possibilità di disinnamorarsi, decoinvolgersi da una persona che ci fa soffrire o da una persona che non è più adatta a noi, con la quale, che non proprio attrazione per noi, e quindi è anche questa è una situazione che spesso si verifica, cioè una persona non propria attrazione per qualche motivo ci ha identificato, diciamo, come un parente fondamentalmente, e non provando più attrazione, se noi invece siamo attratti, viviamo in una situazione in cui effettivamente soffriamo. Per cui è necessario mettere in atto lo sgancio affettivo. Lo sgancio affettivo è, diciamo, la capacità che ha la nostra parte emotiva di decoinvolgersi da una situazione che non ci piace. Come la nostra parte emotiva è quella che gestisce il coinvolgimento, la nostra parte emotiva può gestire il decoinvolgimento, va pilotata in questo. E nella procedura di sgancio affettivo, ovviamente, deve la parte trainante, diciamo, quella che deve condurre il gioco, poi è la sfera logico-razionale, perché noi a livello logico-razionale che vogliamo sganciarci effettivamente e quindi dobbiamo aiutare, come dire, a pilotare la parte emotiva affinché questo sgancio avvenga. E si possono usare diverse strategie. È importante farlo in situazioni di meditative, perché in situazioni meditative, in rilassamento profondo, noi possiamo, diciamo così, andare a pilotare un po' le esigenze inconsce e vedere quella persona per la quale provavamo attrazione, vederla. Iniziare a vederla con indifferenza, iniziare a vedere che non è la persona giusta per noi, iniziare a renderci conto a livello profondo che è molto meglio sganciarci affettivamente, che non essere legati, perché questo, diciamo, genera sofferenza. E poi di fatto la parte emotiva, se gli si spiega, tra virgolette, attraverso delle immagini, perché la parte emotiva, ad esempio, riconosce le immagini, riconosce i simboli, che una persona è la persona sbagliata, non avrà difficoltà a agganciarsi da qualche altra parte. Ovvio che sarebbe meglio presentare un altro bersaglio. Se una persona trovasse agganciata effettivamente con chi lo fa soffrire, trovasse un'altra persona che la coinvolgesse, istantaneamente si dimenticherebbe della prima. È più difficile farlo quando non hai niente come alternativa, e allora è lì che la parte emotiva preferisce mangiarsi le polpette avvelenate piuttosto che le polpette buone. Però diciamo così che se emotivamente tu riesci a vivere una situazione forte da un punto di vista emotivo, riesci a pilotare il tutto e a sganciarti effettivamente da quella persona che in realtà ti dà sofferenza. Quindi bisogna lavorare su se stessi. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!